uccise l'ex fidanzata condannato a 30 anni. Nunzio Annunziata sparò a Enza Alvino il 14 settembre dello scorso anno a Terzigno, in provincia di Napoli. Lei voleva chiudere la loro relazione, lui ha poi confessato il delitto. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Caso Fortuna, le bimbe non saranno riascoltate. Subito un rinvio al processo per la tragedia della piccola violentata e uccisa nel Parco Verde di Caivano. Non ammesse foto e riprese TV in aula. Il dibattimento si svolgerà a porte chiuse. Pompei è record, anche Renzi esulta. 3 milioni di visitatori negli scavi nel 2016, il premier annuncia. Prima faceva notizia solo per i crolli, oggi è il simbolo dell'Italia che riparte. Anche Franceschini sottolinea il successo delle mostre. Mensa, cibi scadenti a bambini e pazienti. Svolta nell'inchiesta della Procura di Benevento, stamane l'operazione della finanza che ha sequestrato oltre 1 milione di beni alla società che ha gestito il servizio nelle scuole e nelle ASL. Sviluppo, Boccia lancia la sfida. Il presidente nazionale di Confindustria, Boccia, a Salerno indica la strada per la ripresa. Serve una classe dirigente con un'idea del futuro. Tra Napoli e Salerno scoppia la guerra degli aeroporti. Scuole a rischio, nuovo sequestro in Irpinia. Dopo il caso della cocchia di Avellino, la procura sequestra l'edificio della scuola elementare di Prato la Serra. Intanto gli avvocati chiedono verifiche al tribunale, fissato un tavolo tecnico per il 16 novembre. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. Oggi è il giorno della sentenza per l'omicidio di Enza Vino, la giovane donna uccisa dal suo ex perché colpevole di averlo lasciato. Per Annunziata una condanna a 30 anni di reclusione. Vediamo. È stato condannato a 30 anni di carcere Nunzio Annunziata, il killer reo confesso di Enza Vino. La sentenza è arrivata, ma le motivazioni specifiche si conosceranno solo tra 15 giorni. I giudici del Tribunale di Nola hanno spiegato di aver eliso l'aggravante della crudeltà, pur respingendo tutte le attenuanti chieste dalla difesa. Niente ergastolo dunque per lo stalker omicida, niente ergastolo per l'uomo che il 14 settembre del 2015 uccise a colpi di pistola a Terzigno la sua ex fidanzata, la bella Enza. La uccise trascinandola anche a terra prima di scappare via e di fingere per qualche tempo, per qualche ora, una latitanza. Annunziata fu arrestato all'alba del giorno dopo dai carabinieri e confessò tutto. Raccontò i minimi particolari, quelli che solo lui conosceva. La sentenza ha un po' sorpreso i legali di parte civile, presente per la famiglia Vino l'avvocato Angelo Bianco, che si erano associati alla richiesta del PM Maurizio De Franchis di comminare il massimo della pena. Enza, la 36enne, venne uccisa a colpi di pistola perché colpevole di averlo lasciato. La storia di Vincenza è quella di tante, troppe donne. Il suo incubo era iniziato mesi prima, quando aveva deciso di lasciare il compagno. Da allora era precipitata nell'angoscia. Aveva paura di uscire da sola la sera, di tornare a casa e di restarci. Il suo ex la seguiva, la perseguitava, le stava addosso ovunque le andasse. Le aveva reso la vita praticamente impossibile, perché gli stalker fanno così. Il suo ex fidanzato era stato denunciato più volte. Il 10 luglio era stato arrestato per stalking e poi era finito anche agli arresti domiciliari. Ma Vincenza è stata lasciata sola con la sua disperazione, il suo terrore e la certezza che la sua vita fosse in pericolo. Era così, lo hanno dichiarato più volte, disperati i suoi familiari. 16 kg di cocaina per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro, oltre ad alcune armi, sono stati sequestrati dalla polizia a Napoli. La droga era nascosta in un sottoscala nella periferia orientale di Napoli. Si tratta di un'area che sta già sotto controllo del clan Formicola. Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto anche 9 pistole, 2 mitragliette, 700 proiettili di vario calibro, una carabina Winchester, alcuni bilancini di precisione, telecamere di videosorveglianza e attrezzature elettroniche per disturbare eventuali intercettazioni da parte delle forze di polizia. Sono in corso approfondimenti investigativi con l'aiuto della polizia scientifica, che effettuerà esami tecnico-balistici finalizzati ad accertare l'utilizzo delle armi. È slitta al 16 novembre il processo per la morte della piccola Fortuna Loffredo. Le bambine non saranno ascoltate in aula e il processo si terrà a porte chiuse. Vediamo il servizio.
Non saranno riascoltate le due bambine testimoni di accusa al processo per l'omicidio della piccola Fortuna Loffredo, la bimba di 6 anni precipitata dall'ottavo piano di un palazzo al Parco Verde di Caivano il 24 giugno del 2014. È questa la novità nel processo che è cominciato oggi davanti alla quinta sezione della Corte d'Assise di Napoli, presieduta da Alfonso Barbarano, che ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato dell'omicidio, Raimondo Caputo. La Corte ha comunque precisato che le due bambine, le cui dichiarazioni vennero raccolte nell'ambito di un incidente probatorio, potrebbero venire riascoltate qualora emergesse tale necessità all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La Corte ha stabilito anche che non potranno essere effettuate riprese televisive e che verrà disposto il dibattimento a porte chiuse nelle udienze in cui saranno trattati casi di abusi sessuali su minori. I giudici hanno infine ammesso le liste dei testimoni presentate dalle parti e hanno rinviato il processo al 16 novembre prossimo. Secondo quanto si è appreso, verranno interrogati come testimoni alcuni investigatori che hanno svolto le indagini. Inoltre, la mamma Imma Guardato e il suo ex compagno, padre della bambina Pietro Loffredo, si sono entrambi costituiti parte civile, assistiti rispettivamente dagli avvocati Gennaro Razzino e Angelo Pisani. La Guardato, parlando con i giornalisti, ha ribadito che chiede la verità su quanto accaduto, sostenendo che comunque, a suo avviso, esiste un'altra verità rispetto a quella emersa dall'inchiesta. Pietro Loffredo è invece convinto che il responsabile del delitto non sia l'imputato Raimondo Caputo, detto Titò, bensì un'altra persona non coinvolta finora nelle indagini, e che a riferire tale circostanza vi sarebbero anche alcuni testimoni. C'è rabbia e incredulità a Benevento per quello che è emerso nell'inchiesta di Procura e Guardia di Finanza sulla qualità del cibo che negli anni scorsi è stato servito nelle mense delle scuole primarie e di alcune strutture sanitarie ASL. Vediamo i particolari nel servizio. Alimenti surgelati e non freschi, pasti preparati in largo anticipo, carenza di pulizia, mancato utilizzo dell'abbattitore e delle temperature e ancora cibo avanzato nelle scuole, sistematicamente riciclato, anche se addentato e non consumato del tutto, è destinato, hanno spiegato gli investigatori, alla preparazione della cena per gli ospiti delle strutture sanitarie, uso dei grassi di scarto e di vari rimasugli, addirittura utilizzati per la confezione di pasti liquidi, per chi si alimentava con il sondino. Emerge questo dal quadro prospettato dagli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e dal sostituto procuratore Miriam Lapalorcia nell'ambito dell'inchiesta sulla Ristorò, che questa mattina ha portato al sequestro di oltre 1 milione di euro nei confronti di 2 amministratrici dell'azienda che fino a qualche tempo fa gestiva la preparazione e la distribuzione dei pasti nelle scuole elementari della città e in alcune strutture di degenza dell'ASL. Vittime vulnerabili, le ha definite così, richiamando un concetto europeo che pian piano si sta facendo largo anche nel nostro paese, il procuratore reggente Giovanni Conso. Persone in condizioni di debolezza, le destinatarie del servizio mensa. Il sequestro in particolare ha interessato auto, quote societarie nel Sannio e in Irpinia, conti correnti ed anche un fondo pensione. È la nuova tappa di un'inchiesta ormai prossima alla conclusione, avviata alla fine di marzo 2015, quando nel mirino erano finiti, sull'onda della denuncia di una sindacalista e di una campagna dell'associazione Altra Benevento, la qualità e la quantità dei cibi serviti ed il rispetto del capitolato d'appalto tra Comune di Benevento e Ristorò. Il tweet di Franceschini, la gioia di Renzi, il governo esulta per i numeri da record di Pompei che ha sfondato quota 3 milioni di visitatori. Vediamo. Per la prima volta nella storia gli scavi di Pompei hanno superato i 3 milioni di visitatori. Ad annunciarlo su Twitter il ministro per i beni culturali Dario Franceschini, raggiante per quelli che sono i numeri straordinari del più importante sito archeologico del mondo. Record registrato in questi primi giorni di novembre con le strade e le ville romane prese d'assalto dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. E siamo solo all'8 novembre, la gioia del responsabile del Dicastero dei beni culturali. Come a dire, fino alla fine dell'anno c'è ancora tutto il tempo per togliersi altre soddisfazioni. Il risultato è stato esaltato anche dal premier Matteo Renzi, il quale ha parlato di Pompei come simbolo di rinascita del paese. Fino a qualche anno fa, prosegue Renzi, Pompei faceva notizia solo per i crolli, mentre oggi è il simbolo della ripartenza dell'Italia, le parole del capo del governo. Un percorso virtuoso partito dal restauro di alcune domus a rischio crollo e finito con mostre culturali a tema di carattere internazionale, eventi serali e ingressi gratuiti domenicali. Per non parlare degli appuntamenti di
richiamo come It Story in collaborazione con Coldiretti per degustazione di piatti e menù su ricette degli antichi romani. Non poteva mancare la soddisfazione del direttore degli scavi Massimo Osanna, che elogia il lavoro di squadra ed è convinto che il trend positivo degli ingressi negli scavi continuerà anche in futuro. La prossima puntata del programma di inchiesta Report sbarcherà in Irpinia e sarà incentrata sul traffico internazionale di farmaci contraffatti. Le telecamere della Gabanelli si recheranno presso lo stabilimento di un'azienda irpina e chiederanno lumi su un antitumorale che conterrebbe acqua sporca. Cambiamo argomento, Napoli città autonoma, il sindaco De Magistris incarica Flavia Sorrentino, portavoce di Mo, il progetto per rilanciare la città. Vediamo. Il sindaco Luigi De Magistris ha affidato a Flavia Sorrentino, portavoce di Mo, il compito di scrivere il manifesto politico, amministrativo e giuridico per realizzare il progetto Napoli Città Autonoma. La collaborazione sarà a titolo totalmente gratuito. Vogliamo realizzare Napoli Città Autonoma dal punto di vista delle politiche e della finanza locale, delle cornici amministrative e giuridiche per dimostrare che c'è un'alternativa alle politiche oligarchiche dell'austerità, ha commentato così De Magistris. Prima città del terzo millennio e forse prima città dalla Costituzione repubblicana che ha l'obiettivo di ottenere un'autonomia piena che abbia la forza nei suoi abitanti, nelle tradizioni, nelle radici e nella capacità di innovazione di questa città, che vuole contribuire anche a costruire un Mediterraneo in Europa in cui prevalgano giustizia, solidarietà, uguaglianza, convivenza, valorizzazione delle differenze e una forte lotta contro le ingiustizie, contro le guerre e contro le violenze perpetrate anche nei luoghi vicini alla nostra città. È una sfida alta, ambiziosa. Noi partiamo dalla realizzazione e dalla concretizzazione di un manifesto che dia pieni poteri e piena autodeterminazione a Napoli città finalmente autonoma. Una Napoli che attraverso l'autonomia riesce a riscattarsi dal punto di vista economico, sociale, culturale e politico, che finalmente ritrova l'identità, il senso di appartenenza e l'orgoglio di essere fieramente cittadini napoletani, ma una Napoli anche che torna a credere nelle sue potenzialità, diventa protagonista del proprio destino e rappresenta da capitale l'intero sud e l'intero Mediterraneo. Ora parliamo della morte di Pasquale Malafronte, il 78enne, sbranato ieri mattina dai suoi cani in una baracca sul litorale di Battipaglia. La comunità è sotto shock, nessuno riesce a spiegare tanta ferocia, eppure quei due cani avevano già ucciso. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. È morto sbranato per difendere uno Yorkshire, il cagnolino che gli faceva compagnia dopo la morte della moglie. A Battipaglia nessuno sa spiegarsi quanto è accaduto lungo la litoranea ieri mattina in via Idrovora, una traversa nei pressi del Lido Samoa, una zona poco frequentata d'inverno, dove l'uomo teneva una baracca vicino a una delle serre dell'azienda florovivaistica di cui era titolare. Pasquale Malafronte, cavaliere del lavoro, 78 anni, originario di Castellammare di Stabia, ma da anni residente in provincia di Salerno, è stato ucciso da uno dei suoi due cani corso, un esemplare di 7 anni, maschio. Il cane lo ha attaccato dopo che l'uomo gli ha impedito di avvicinarsi al piccolo che stava sul sedile passeggero del furgone. Una morte atroce avvenuta per dissanguamento in seguito ad un morso alla carotide, ma sul corpo della vittima sono stati riscontrati molti altri morsi, in particolare al braccio destro e alla regione frontale sinistra, segno di un accanimento e di una rabbia senza precedenti. Dalle testimonianze raccolte dai familiari è stato possibile appurare un forte legame che Malafronte aveva con i due cani, avendone curato in prima persona la loro crescita. Li aveva allevati per fare da guardia alle sue proprietà, più volte prese di mira dai ladri. Nel tempo i due molossi avevano però dimostrato un attaccamento particolarmente morboso al loro padrone, evidenziando più volte gelosia e una certa aggressività nei confronti dei cani di taglia più piccola. Un anno fa, infatti, avevano già ucciso il meticcio di una vicina di casa. Erano ricoverati in una cuccia di lamiere, tra rifiuti e copertoni, in una condizione non proprio ottimale. Quando è arrivato in tarda mattinata a bordo del suo Fiat Doblò per portare loro il cibo nei dintorni non c'era nessuno. Mai avrebbe immaginato che proprio i suoi cani si sarebbero scagliati con tanta furia al punto di aggredirlo alla gola e lasciarlo lì sanguinante a terra. Si è trascinato per alcuni metri prima di morire poco distante dal furgone. La salma, dopo l'esame esterno del medico legale, è stata consegnata ai 5 figli.
Sarà un'indagine dei carabinieri a chiarire i motivi che hanno portato ad uno scambio di salme nell'obitorio del secondo policlinico di Napoli e al rinvio del funerale di una delle due persone coinvolte nell'equivoco successo a Quarto. A far scattare l'allarme è stato il dipendente della ditta di trasporti che aveva ricevuto l'incarico da parte della famiglia di Saverio Baiano, 46 anni, deceduto per un incidente sul lavoro. L'uomo, che ben conosceva il defunto, ha mostrato tutte le sue perplessità sull'identità della salma consegnata dagli addetti all'obitorio. È seguito qualche momento di tensione con il necroforo che ha appena avuto accesso all'obitorio, ha individuato la salma di Baiano. Si è scoperto così che l'esame autoptico era stato eseguito dai medici legali su una persona diversa. Funerale rinviato e carabinieri al lavoro per ricostruire l'assurda vicenda. Entrare nel merito dei problemi e affrontarli insieme, perché gli slogan sono inutili. Il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia il guanto di sfida alla classe dirigente del Teatro Verdi di Salerno. E De Luca liquida la guerra degli aeroporti tra Salerno e Napoli. Gli altri chiacchierano, noi lavoriamo. Vediamo il servizio di Giovan Battista Lanzilli. La classe dirigente è lo specchio del paese, anche per questo serve personale all'altezza, capace di interpretare i bisogni e realizzare i progetti che servono per cambiare e crescere. Il Teatro Verdi di Salerno ha ospitato questa mattina l'assemblea di Confindustria, l'ultima sotto la guida di Mauro Maccauro, che lascerà il timone al presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete. Ospite d'eccezione, la guida nazionale degli industriali, Vincenzo Boccia, che ha fatto appello alla politica. Occorre una classe responsabile, che entri nel merito delle cose, che non si soffermi ai titoli, che riprenda il gusto della sfida. Come sempre, non è la constatazione che determina la realtà ma la visione. Noi abbiamo bisogno di una classe dirigente che abbia un'idea di futuro, la racconti e nel merito la realizzi. Al Verdi c'era anche il governatore regionale Vincenzo De Luca, che ha rivendicato l'impegno della regione nel sostenere le politiche economiche per la Campania. E se, come ha rivendicato Boccia, Confindustria è equidistante dai partiti ma non dalla politica, Palazzo Santa Lucia ha sottolineato le misure adottate per favorire l'occupazione. Non mancano le risorse obiettivamente per quello che riguarda la Campania. La regione ha messo in campo interventi che favoriscono gli investimenti in maniera straordinaria. Il governatore ha poi affrontato il tema della presunta guerra in corso sullo sviluppo degli aeroporti e la sfida tra Capo di Chino e lo scalo di Salerno, dopo che la regione ha rilevato la proprietà del Costa d'Amalfi dopo anni di ritardi. È quasi inevitabile che ci sia questa distinzione, c'è chi perde tempo e chi impegna le proprie giornate per cercare di concretizzare cantieri, interventi che creano lavoro. Rassegniamoci. Telecamere e droni della regione, ufficializzato sul Burg il piano antiroghi in Campania. Soddisfatti i sindaci della Terra dei Fuochi. La regione Campania ufficializza il piano antiroghi fortemente voluto dal governatore Vincenzo De Luca. Palazzo Santa Lucia ha previsto una serie di azioni mirate, finanziate con 24,2 milioni di euro, a cui si aggiungono 10 milioni di euro del fondo di rotazione ed altri 3 milioni del PONFESR 2014-2020. L'intero piano, che andrà in vigore nel biennio 2017-2018, prevede innanzitutto l'allestimento di sale operative presso presidi dedicati che sorgeranno a Giugliano, Mondragone e nell'area vesuviana. Credo che sia importante il presidio militare, perché i delinquenti devono capire che il territorio finalmente è monitorato e devono in questo momento capire che non possono più delinquere. Il piano prevede inoltre la costruzione di un sistema che consenta di rilevare quotidianamente i rifiuti abbandonati. Lo si farà attraverso il censimento degli impianti di videosorveglianza esistenti e poi con la progettazione e la realizzazione di nuove telecamere intelligenti in grado di riconoscere i trasgressori e rilevare le targhe di auto e ciclomotori. Un contributo in questo senso dovrebbe arrivare anche dal monitoraggio aereo e a terra dalle segnalazioni dei cittadini attraverso app dedicate. Per sconfiggere i delinquenti, coloro che sversano illegalmente i rifiuti, c'è bisogno della mano un po' di tutte le istituzioni. E credo che la regione possa darci una mano importante. Le telecamere sono utili, tant'è vero che noi implementeremo il sistema di videosorveglianza già presente sul territorio. A seguire la fase più operativa, che va dal pronto intervento di spegnimento dei roghi alla gestione dei rifiuti combusti. Quindi l'ultimo step, la realizzazione di centri di raccolta e primo trattamento di rifiuti in siti ad hoc da individuare d'intesa con i comuni.
E dopo la cocchia, la procura di Avellino mette sigilli anche alla elementare del comune di Prato la Serra. Intanto il movimento forense lancia l'allarme sulla staticità del Palazzo di Giustizia. Vediamo il servizio. Ad Avellino, dopo la cocchia, ora è la volta della scuola elementare di Prato la Serra a finire nel mirino della procura irpina. Il sindaco Antonio Aufiero ha informato la cittadinanza che a seguito di un'indagine della polizia giudiziaria oggi è stato disposto il sequestro preventivo della Bergamino, sequestro che dovrà essere convalidato dal GIP nelle prossime ore. Settimana scorsa erano stati acquisiti documenti relativi sia alle condizioni strutturali dell'edificio che alla gara di appalto per l'assegnazione dei lavori di adeguamento. Aufiero si dice tranquillo e sereno sull'operato svolto e ribadisce piena fiducia nella magistratura. E intanto stamattina sono state effettuate nuove verifiche statiche all'interno della scuola Cocchia con i sopralluoghi dei tecnici comunali dell'ufficio edilizia scolastica e dei vigili del fuoco. Nelle prossime ore il sindaco Foti firmerà l'ordinanza per trasferire gli 870 alunni nelle 35 classi individuate tra la Leonardo da Vinci, Rione Parco e Valle. La variante potrebbe essere rappresentata dalle 6 aule del liceo Mancini di via Scandone che sostituirebbero quelle di Valle. Ma il rischio sismico si estende anche ad altri edifici pubblici. Adesso i riflettori si accendono sulla staticità di Palazzo di Giustizia ad Avellino, una situazione che preoccupa il movimento forense che con una lettera inviata al sindaco Foti e al presidente del tribunale Rescigno chiede un tavolo di confronto sui lavori di consolidamento di cui necessita il tribunale di Piazza d'Armi, incontro che si svolgerà il prossimo 16 novembre, come ci anticipa il presidente dell'Ordine degli Avvocati Avellinesi Fabio Benigni. La questione riguarda la necessità di realizzare questi lavori per rendere antisismico e antincendio l'intero edificio. E il 16 ci sarà una riunione che ha fissato il presidente Rescigno proprio per assumere determinazioni definitive sul punto. La soluzione appunto potrebbe essere quella di realizzare dei lavori in determinate zone per poi passare ad altre zone dell'edificio per evitare appunto che l'attività possa subire pregiudizi. Stop all'isolamento e una lotta spietata ai furbetti che non pagano le tasse. Questi i principali input del programma di mandato di Mastella, presentato oggi in Consiglio Comunale. 75 pagine e la richiesta di collaborare, rispettando i ruoli, per far rinascere Benevento. Dopo i 5 mesi dalle elezioni, Mastella ha presentato oggi il suo programma di mandato, un documento molto articolato al centro della discussione del Consiglio Comunale. Il sindaco ha preso la parola illustrando le soluzioni che intende mettere in campo, partendo dalle finanze disastrate dell'ente, da risanare combattendo in ogni modo l'evasione e i furbetti, fino alla situazione dei trasporti. In una condizione certificata di predissesto come quello che abbiamo ereditato l'ente, è un passo, ahimè, dal dissesto finanziario vero e proprio, ma saranno gli organi a stabilire alcune condizioni, sarebbe facilissimo indicare i vincoli di bilancio, i quali insormordabile ostacolo all'applicazione delle misure prospettate già in campagna elettorale. La mia azione da questo punto di vista sarà inoltre a scovare i furbetti dei quartierini della nostra città, il cui mancato pagamento delle tasse è l'elemento fondamentale e fondante per gli squilibri finanziari della nostra realtà comunale. Sono certo che il Consiglio saprà comprendere il momento storico e declinarlo al di là del dibattito odierno, nella maniera più utile per i cittadini. D'altra parte, non credo ci siano più margini per una politica che auspichi il peggioramento delle condizioni complessive, al fine di lucrare un'utilità marginale. Sarebbe una visione miope, non comprensibile, ma soprattutto sarebbe, come assai spesso avviene, avversata dagli amministrati. Non c'è stata discussione, tuttavia, l'opposizione ha chiesto di rinviarla ad altra seduta, visto che il documento è stato presentato solo oggi e non c'era tempo sufficiente per fare valutazioni, richiesta accolta, con qualche polemica, dalla maggioranza. Si torna a parlare della convenzione comune US Avellino. L'Avellino gioca abusivamente al Partenio Lombardi. La consigliera d'opposizione di Iorio all'attacco. Il club ha un'amorosità di 800.000 euro e c'è il divieto assoluto di compensare il debito. In crisi sul rettangolo verde e con una grana in più da risolvere dietro la scrivania. Come se non bastasse il terzultimo posto in classifica, ora l'attenzione dell'US Avellino è rivolta anche al campanello d'allarme risuonato stamattina da Palazzo di Città.
Nel corso del Question Time, infatti, la consigliera d'opposizione Francesca Di Iorio ha sollevato il problema dei crediti che il comune di Avellino vanta nei confronti del club bianco-verde per quanto riguarda l'utilizzo del Partenio Lombardi. Io veramente conoscevo una morosità più bassa, 803.000 euro sono i dati che ci ha fornito l'assessore oggi al Question Time, quindi i 720.000 euro invece erano accertati dal dirigente delle finanze, quindi dall'ufficio competente. La Di Iorio non usa mezzi termini per commentare la situazione che si protrae ormai da diversi anni. Giocano abusivamente in virtù del fatto che nella convenzione, all'articolo 2, mi riferisco alla convenzione del 2013 firmata dalla S. Avellino con il dirigente comunale Chiara Donna, c'è scritto che la condizio sine qua non affinché questa convenzione esista era il preventivo pagamento di 350.000 euro che erano allora le tra virgolette i canoni non pagati. Nel frattempo, aggiunge, siamo arrivati al 2016 ed il debito è aumentato a 803.000 euro. Ora abbiamo incassato la disponibilità dell'assessore al patrimonio Valentino a procedere al recupero dei crediti. E anche in virtù del fatto che c'è una delibera commissariale di cui tutti parlano, la 210, che vieta tassativamente, dice che tecnicamente non è possibile procedere ad una compensazione tra i canoni, quindi tra l'ordinario e i lavori effettuati. E pochi minuti fa è arrivata una nota stampa del club biancoverde in cui si legge tra l'altro: è opportuno evidenziare che la convenzione prevede la possibilità di compensare quanto dovuto dall'US Avellino per i canoni con quanto dovuto dal comune alla società per le spese anticipate per la manutenzione straordinaria. La società ha sempre adempiuto ai propri obblighi con diligenza, anche provvedendo, così come avvenuto unitamente con l'installazione del manto sintetico di ultima generazione, a effettuare gli adeguamenti necessari attingendo alle proprie risorse. È sorprendente come al silenzio dell'ente siano seguite le dichiarazioni odierne, laddove il credito vantato dalla società è di gran lunga superiore al controcredito ipotizzato dal comune. Viabilità a Salerno, mentre riapre dopo un lungo intervento la rotatoria di Arbostella, al comune si pensa come impedire il caos traffico per Lucida Artista. Vediamo. Torna regolare dopo più di un anno la circolazione nella zona orientale di Salerno interessata da un cantiere infinito per la messa in sicurezza del torrente Mariconda. Riaperta ufficialmente la rotatoria di Arbostella, alla presenza del sindaco che questa mattina ha spiegato i motivi di questo enorme ritardo. Hanno trovato dei sottoservizi non mappati e hanno dovuto attendere che l'Enel facesse i lavori di dislocazione di questo cavidotto. Si è protratto il tempo oltre misura per le difficoltà che non si ascrivono naturalmente né al comune né all'impresa. Il torrente Mercatello che qui sotto scorre per il passato era intubato in un alveo di 2 metri per 1,30 m, noi l'abbiamo portato a 5 metri per 2,50 m. Per mettere in sicurezza ed evitare gli incresciosi episodi che si sono verificati per il passato con delle esondazioni moleste. Novità anche per la viabilità in centro. Una riunione operativa al comune tra l'assessore Di Maio e i vigili urbani è servita a definire meglio la strategia per evitare il caos traffico dal prossimo fine settimana, quando sono previsti i primi grandi afflussi di visitatori. Noi aspettiamo, diciamo, verso il fine settimana per poter fare il quadro delle prenotazioni e di conseguenza per disporre i dispositivi che mettiamo in campo in occasione di Lucida Artista. Dalla prima, sinceramente, al di là di quelle che erano, diciamo, le previsioni catastrofiche, soprattutto che sono arrivate alcuni organi di stampa, è andata benissimo, quindi non c'è stata nessuna, diciamo, rivoluzione, nessun attacco alla dirigenza, ma insomma la cosa si è svolta nel migliore dei modi e sono fiducioso che la cosa possa continuare ad essere così. Da parte mia è tutto, il TG termina qui, io vi lascio al TG Sport e vi auguro una buona serata, grazie.